Intanto, auguri, auguri, che siamo anche un po' in ritardo, ma abbiamo ripreso la nostra attività. Abbiamo ripreso l'attività, come speriamo che la nostra economia possa ritrovare quello sviluppo e quella compatibilmente ovviamente con le disgrazie di questo coronavirus. Speriamo che riprenda, dai, speriamo che riprenda. Approfitto, tanti auguri anche a voi per le festività passate. Speriamo veramente che sia una Pasqua, più degli anni scorsi, una Pasqua di rinascita, una rinascita in tutti i sensi. Abbiamo affrontato questo periodo particolarissimo, un periodo che mai avremmo pensato di affrontare, ma questo fa vedere anche la fragilità, che abbiamo in determinati punti. È chiaro che adesso, se è vero che stanno arrivando anche dalle regioni dei dati positivi per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, è vero che adesso assolutamente, adesso più che mai, dobbiamo confrontarci e dobbiamo pianificare una ripresa, altrimenti non moriremo di coronavirus, ma moriremo veramente di fame. Cioè, la situazione è È drammatica. Dobbiamo drammatica. pensare a un piano di ripresa per tutte le attività in sicurezza. Sicuramente lo sappiamo tutti, perché abbiamo toccato con mano questo periodo, che non sarà più una ripresa come prima, ma sarà una ripresa morbida. Oramai la gente ha adottato dei comportamenti che si porterà avanti, ma è evidente che una ripresa ci deve essere. Il Ci nostro deve lavoro essere, deve onorevole, continuare. perché mi pare che, insomma, il governo Conte stia in questo momento forse nella eccessiva prudenza, diciamo che moriremo di fame sani, ecco, e c'è questo pericolo che moriremo di fame sani. Noi dobbiamo riprendere anche questa nostra attività. Intanto andrò come giornalista in provincia di Belluno perché mi hanno segnalato che ci sono delle opere da far vedere lì con la provincia, perché il governo ha portato 240 milioni di euro per Vaia e quindi stanno recuperando un po' quella situazione anche dell'altro disastro che hanno avuto, perché hanno avuto un altro disastro anche a Belluno, cioè un'alluvione. Abbiamo avuto Vaia, abbiamo avuto di tutto, il coronavirus, cioè ultimamente siamo stati veramente colpiti in maniera veramente eccessiva. È chiaro che il Veneto, come la Lombardia, ha avuto, diciamo, la parte peggiore di questa emergenza sanitaria. Bravissimo è stato il governatore Zaia, che insomma ha gestito in maniera eccellente. E qua vorrei fare un appunto per la sua riforma sanitaria avviata in questi anni, dove ha dato la territorialità degli ospedali, che quindi, diciamo, hanno reagito immediatamente anche nel momento di crisi. Chiaro che questo, sommato ai problemi che hanno avuto prima, perché prima del Vaia, mi ricordo qualche settimana, forse una settimana prima, c'era stato anche quell'incendio. Sì, Come lei governo abbiamo vissuto, era sottosegretario all'ambiente, quindi ha vissuto queste tragedie. esatto, il momento di Vaia, dove proprio con il nostro governo avevamo stanziato dei soldi per il ripristino e per togliere, appunto, per togliere e per sistemare quello che era stato il dopo Vaia. Devo dire che quei soldi che abbiamo stanziato per le regioni, per il Veneto, per il Friuli, ma insomma Friuli e Veneto, hanno saputo mettere in opera immediatamente i cantieri. Io sono stata dopo qualche mese e avevo già visto in Veneto appunto una differenza incredibile. Un altro applauso al presidente e all'assessore Bottacin, perché quei soldi sono riusciti a spenderli bene. È importante anche che noi regionalizziamo e diamo i soldi alle regioni, però poi le regioni non devono dormire sugli allori, E cosa difatti, assolutamente non intendo fare. siete stati bravi e avete portato 240 milioni di euro tra governo e Regione del Veneto. Io andrò a far vedere appunto tutte queste grosse imprese. Ma torniamo adesso in Friuli Venezia Giulia. Volevo parlare appunto di quello che lei ha saputo fare ultimamente per le centrali idroelettriche. E poi magari il tema della trasmissione lo vorrei dedicare anche un po' all'attività estrattiva di Caneva, di grande eccellenza italiano.
ma proprio nazionale, perché si fa il marmorino, si fa il carbonato di calcio. Vengono i tedeschi a comprare il carbonato di calcio purissimo per la farmaceutica. Per la farmaceutica, quindi è veramente un polo di eccellenza importante. Però lei prima cominci con le centrali idroelettriche, magari cominciamo con un po' la sua creatura, ecco, Sacile, parte il recupero delle centraline idroelettriche. Abbiamo qua quello che lei ha fatto nella sua Sacile. Ma guardi, quello parte da lontano, quando io ero amministratore in comune di Sacile, dove con la giunta avevamo condiviso questo progetto di ripristinare le centraline idroelettriche nel fiume Livenza, quattro centraline, in modo che potessero ripartire e dare energia. Il progetto, purtroppo, per come sappiamo bene, c'è stato un lungo periodo del blocco dei lavori pubblici per quanto riguarda il patto di stabilità, e quindi è rimasto fermo un po' di tempo. Dopodiché è riuscito, si è risbloccato. Quando ero sottosegretario, avendo seguito da vicino insieme al MISE il decreto FER 1 e poi anche l'avvio del 2, avevamo inserito appunto delle condizionalità, delle cose per cui anche il progetto di Sacile è potuto ripartire con il project financing. Partendo appunto nella complessità del discorso delle centraline idroelettriche, l'anno scorso in legge di stabilità come Lega avevamo voluto inserire una parte nella norma che riguardava proprio le centrali, le grandi centrali idroelettriche. Che ne abbiamo 4.300, onorevole, ne abbiamo 4.300 in Italia, siamo veramente con 15.000 addetti, abbiamo una grandissima realtà nazionale, però richiedono anche un rinnovamento, no? Che è d'obbligo. Parliamo sempre di energie alternative, di energie pulite, insomma io credo che queste siano da valorizzare. E allora noi abbiamo detto queste concessioni che non siano nazionali, ma che ogni regione se le segua. Ecco, però in Friuli, però in Friuli Venezia Giulia nel 2015 le hanno date a una SPA di Bolzano. Le hanno date, ecco, stanno scorrendo le immagini del Messaggero Veneto dell'epoca, dell'amica Elena del Giudice. Nel 2015 passa appunto i 26 impianti idroelettrici Friul Giuliani sono andati a questa SPA, Edi Power, a Sel SPA, Alto Atesina, Società Elettrica Alto Atesina, se mi vuole commentare questo fatto. Guardi, non era la giunta Pedriga, era un'altra giunta. Io posso dire che cosa abbiamo portato a casa da quando... Ecco, da quando in Veneto, ad esempio, vengono date alla Regione del Veneto le centraline, no? Infatti, ribadisco, noi abbiamo inserito proprio l'anno scorso nello sblocca cantieri questa norma perché le regioni si gestiscano, facendo il regolamento ovviamente delle concessioni, si gestiscano loro i bandi e diano gli affidamenti. Ecco, stiamo vedendo il comunicato stampa suo, idroelettrico, è passato questa notte in commissione bilancio del Senato un emendamento con la firma dei colleghi della Lega per prorogare il termine alle regioni per disciplinare le modalità di concessione e di derivazione d'acqua. Se me lo vuole commentare, l'ha fatto lei, lo sto facendo scorrere. Sì. Allora, guardi, come le dicevo, quell'emendamento dell'anno scorso prevedeva che tutte le regioni entro il 31 marzo di quest'anno avessero dovuto adottare il regolamento e le modalità per dare le concessioni. È chiaro che tante regioni come il Friuli Venezia Giulia a febbraio avevano pronto il regolamento, era praticamente pronto, ma con l'emergenza Covid-19 si è limitata tantissimo l'attività istituzionale, tant'è che avete anche visto che si è bloccato il Consiglio regionale in Friuli Venezia Giulia, ma anche altre regioni avevano lo stesso problema, avevano la bozza pronta da portare in Consiglio regionale, ma nel mese di marzo i consigli regionali sono stati o sospesi o chi è riuscito con le videoconferenze. Fatto sta che in questo emendamento che abbiamo inserito, probabilmente uno dei pochissimi accettati dal governo,
è stata inserita l'opzione di posticiparlo di qualche mese. Quindi adesso la nuova scadenza per adottare il regolamento è ottobre 2020, in modo da Bene. Dare un po' più di tempo. Però lei adesso, onorevole, è all'opposizione, no? Prima era al governo, ha portato quei proventi in provincia di Belluno, i bellunesi aspettavano da tanto poter avere le risorse della loro acqua e la regione Veneto quindi le trattiene. Ma se ogni regione inserisce delle norme per cui riusciamo a trattenere qua i proventi dell'acqua, io credo che insomma sia una cosa buona e partiamo da qua proprio un'autonomia, una peculiarità in più anche per le regioni per avere le proprie. Son Plago, stiamo vedendo adesso la centrale idroelettrica eccezionale, guardiamo proprio l'interno della centrale di Son Plago, è enorme, ma parliamo anche un po' dell'Italia, parliamo di ad esempio di Sondrio, del Piemonte, se vogliamo dare dei dati, il Piemonte è in pole position con 458 strutture. Poi c'è il Trentino e la Lombardia che ne contano 352 e 321, il Veneto ne ha 186 e il Friuli Venezia Giulia ne ha ben 134, perché noi siamo sì una regione piccola, però abbiamo 134 impianti, è una cosa eccezionale, insomma, no? È una ricchezza. Però adesso volevo parlare di questa eccellenza di Caneva, che lei è di Sacile e ce l'ha vicino Caneva, e c'è anche un sindaco che è un omonimo suo, ma non siete parenti. Non siete no, parenti, no. No. Siete parenti. Andrea no. Andrea no, però ha amministrato bene, ha portato avanti un buon rapporto con le attività estrattive. Mi faccia un commento. Guardi, quella è un'eccellenza che io conosco da bambina perché insomma ho tantissimi amici, conosco e frequento Caneva. E quella è un'eccellenza che io credo sia anche molto invidiata, un po' per il materiale che ne viene ricavato, il prodotto che ne viene ricavato, un prodotto purissimo che insomma mi dicono che già nell'antichità andavano a recuperarlo. È un prodotto eccezionale, marmorino bianco di prestigio, che non serve solamente per gli intonaci, i gessi, il recupero di materie plastiche, ma addirittura anche in farmaceutica. Ha sviluppato non solo per quanto riguarda le attività estrattive, ma anche per tutto l'indotto proprio per la macinazione e quant'altro, ha avviato proprio un indotto importante nella zona. Io credo che, insomma, poi tra l'altro voglio dire, è un prodotto che non serve neanche con grosse esplosioni perché è proprio quasi in superficie. Da continuare a ovviamente a tutelare l'attività estrattiva, salvaguardando sempre e comunque l'ambiente, perché vedo che negli anni i ripristini ambientali sono stati fatti anche molto bene, e quindi io credo che questa sia un'attività importantissima per quel territorio, ma ribadisco anche per tutto il territorio. È vero, perché parliamo anche di innovazione tecnologica, hanno da un lato fatto dei tunnel addirittura per non avere la polvere che va in aria, estraggono con i tunnel e trasportano sui camion, che poi vengono bagnati con l'acqua e quindi non fanno polvere. Ma poi questo è la CPS. Poi c'è Giacomin del Cavalier Just, che anche lui ha fatto notevoli migliorie, e poi c'è la mineraria. Siamo andati proprio con la Jeep della mineraria, sono 44 chilometri di gallerie, onorevole, 44 chilometri di gallerie, incredibile. Ma quello che do in anteprima è che forse anche a causa di questo, insomma, ci saranno i robot presto, ci saranno dei robot che lavoreranno lì, quindi verrà tutto robotizzato, la tecnologia ormai all'avanguardia. Faremo una visita molto presto alle attività estrattive con il sindaco Gava, speriamo che venga anche lei, mi farebbe piacere. Volentieri, anche a me farebbe piacere, avvisatemi.
Sì, mi farebbe piacere perché poi andiamo a vedere proprio l'eccellenza dell'eccellenza. Ci sono macchine pronte dell'ultima generazione e poi i tunnel della CPS, della Grigolin, di tutte le altre aziende e della Cava di Sarone. Guardi, io credo che negli anni gli imprenditori abbiano avuto un buon modo, ma anche un buon coinvolgimento sia col territorio che con le amministrazioni locali che si sono succedute. Io credo che la collaborazione con il sindaco Gava, l'attuale sindaco Gava e la maggioranza sia stata un'ottima collaborazione. Ribadisco, è importante che condividere anche eventuali progetti, come diceva lei, la tecnologia in questi anni fortunatamente è anche frutto di investimenti che sono stati fatti da parte degli imprenditori, perché non bisogna dimenticare che comunque se la tecnologia c'è vuol dire che è frutto di ricerca, ma la ricerca è frutto anche di investimenti che gli investitori hanno fatto. E quindi se ci sono delle novità, delle cose nuove che si possono sperimentare, è giusto farlo. È giusto farlo, importante che ci sia una condivisione con il territorio e con l'amministrazione, cosa che negli anni mi pare che è stata fatta e io auspico che continui ad essere, perché ribadisco, è una parte importante del nostro territorio, un'attività importante del nostro territorio e deve essere quindi salvaguardata e deve essere anche aiutata se del caso. Bene, io la ringrazio, onorevole. Anche noi siamo stati costretti dal Covid a investire con queste nuove tecnologie e quindi stiamo facendo la trasmissione da casa, ma sembrerà quasi fatta in studio a Telepordenone e anche su Facebook, ovviamente business, e lo manderemo a tutti i nostri followers e anche ai suoi. Grazie onorevole Gava, grazie. Grazie a voi, grazie, Alla alla prossima, prossima, grazie. arrivederci.